30 località, 45 ristoranti e 38 edizioni per una delle iniziative più importanti e longeve organizzate da Confcommercio. Tornano dal 18 settembre i weekend gastronomici d'autunno, appuntamenti volti a promuovere le tavole dell'entroterra della provincia. Progetto che però non si limita unicamente al settore della ristorazione, visto che anche nella guida 2021 saranno presenti informazioni e curiosità utili per far conoscere e visitare i borghi e i territori che compongono l'itinerario culinario. È la 38esima edizione, per cui sono 38 anni di un progetto che è sicuramente il più longevo nel panorama regionale degli eventi turistici, degli eventi enogastronomici. E peraltro è un evento che coincide con la ripartenza che noi auspichiamo. Ripartiamo insieme, è lo slogan della Confcommercio per il 2021, e in questo caso ripartiamo insieme ai weekend gastronomici con Confcommercio. 45 ristoranti partecipano all'iniziativa ed è un gesto di grande fiducia e di grande speranza se consideriamo il momento storico che stiamo vivendo, le difficoltà legate al Covid, soprattutto il fatto che entriamo in un periodo autunnale e invernale, perché l'evento inizia il 18 di settembre e finisce il 5 di dicembre, per cui sarà obbligatorio mangiare all'interno dei ristoranti e quindi il Green Pass diventa non un fatto facoltativo ma un fatto ovviamente obbligatorio. Però 45 ristoranti aderiscono all'iniziativa, quindi è un gesto di fiducia e di successo di questa manifestazione che dopo 38 anni si riconferma veramente molto gradita dai ristoratori ma anche dai consumatori, visto che sono già settimane che ci chiedono i libretti e che comunque noi invitiamo anche a scaricare dal sito di Confcommercio e dal sito internet lemarchediurbino.it. Questo appuntamento non ha nemmeno bisogno di presentazioni, tutti gli anni abbiamo già detto che serve sia per far conoscere la nostra ristorazione ma anche le varie località dell'entroterra che molto spesso la gente non conosce. Quindi lo dimostra che la 38esima edizione non ha più bisogno di presentazione perché è un evento molto molto indovinato. Quest'anno segna veramente un passo di partenza, visto anche come è iniziato questi ultimi tempi, un ulteriore aiuto a tutta la ristorazione porterà sicuramente una spinta maggiore per questa ripartenza che finora è stata anche abbastanza difficile. È da anni che noi partecipiamo a questo evento perché è una manifestazione molto importante, perché mette al centro il nostro territorio, mette al centro gli operatori che lavorano per valorizzare le nostre eccellenze, le nostre caratteristiche. E la nostra è una banca dinamica, una banca aperta, è una banca che sta con chi lavora, con chi si impegna, con chi cerca di migliorare. Si parla tanto in giro, dappertutto, in ogni occasione di ricominciare, riprendere, ritornare al modo di vivere, di lavorare, di operare di un anno fa. Però la ripartenza, la ripresa non è facile, la ripresa bisogna conquistarla, bisogna incentivarla, bisogna spingerla, e allora noi cerchiamo di fare questo, cerchiamo di farlo con le famiglie, con i giovani, ma soprattutto cerchiamo di farlo con le imprese che creano lavoro.